Il momento è grave, adesso andiamo a sviluppare i rulli, le pellicole, che poi in realtà è carta fotografica bianco e nero. No, mettiamo nello sviluppo e incrociamo le dita. Una volta. E la mettiamo nel fissaggio. Con la luce accesa si vede che è venuta veramente bene, in effetti. Caratterizzata, ecco, ovviamente da una forte vignettatura, perché è una fotocamera super grandangolare, quindi in effetti ha preso non solo la chiesa a cui noi stavamo quasi sotto, ma diciamo tutto il contorno. La chiesa sembra piccolissima, o noi sembriamo distanti, e invece eravamo vicinissimi. Il nostro Pinol Day ha funzionato.